Il libro prende in esame il cosiddetto linguaggio inclusivo da più punti di vista, cercando di mettere in risalto le contraddizioni ideologiche e le impossibilità attuative. Mediante argomentazioni linguistiche, storico-linguistiche, letterarie e giuridiche, gli autori evidenziano come la manovra inclusivista sia nient'altro che l'ennesima propaggine del fenomeno del politicamente corretto, una moda usata per strumentalizzare le sacrosante battaglie per la parità di genere e orientamento sessuale, in modo che un piccolo manipolo di pseudointellettuali possa ottenere visibilità e consenso mediatico, non senza ovviamente uno strategico passaggio nell'universo del marketing.